Buonasera ragazzi, buonasera a tutti, come state? Tutto bene? Allora stasera ritorniamo a studiare storia, ma quella vera però che non abbiamo imparato sui banchi di scuola. Vi presento il nostro super ospite fra poco, vi ricordo i corsi di Luca prima. 27 febbraio Tivoli, laboratorio di transurfing, tutto esaurito. 6 marzo Sanremo, laboratorio di transurfing, con la possibilità di dormire a Sanremo in hotel. 13 marzo Monza, campane tibetane. 20 marzo Udine, campane tibetane, 27 marzo Bologna, laboratorio di Transurfing, 3 aprile a Sanremo, campane tibetane, 10 aprile a Padova, laboratorio di Transurfing, 8 maggio con le salvetti, campane tibetane, 15 maggio a Udine, a Udine, laboratorio di Transurfing. Vi ricordo anche le dirette di questa settimana. Allora, domani, 22, alle 18, sarò in compagnia di Antonella Riva. Sapete perché lo yoga è così potente? Alle 21 Luca sarà con Elisa Renaldin. Il segreto dei recinti percettivi. Mercoledì 23 alle 18 ritorna Daniele Favaro. Il tocco miracoloso con esercizi pratici. Faremo auto ipnosi e tapping insieme. Alle 21 ci sarà Davide Cristallo che intervisterà Luca. Giovedì 24 ci sarà l'evento dalle 18 alle 22 World United. Maratona di, di quattro ore, dei grandi, grandi esperti. Si parlerà di spiritualità e altro. Venerdì 25 alle 18, come ci sarà mai con l'Evolution, e si parlerà di sconfiggere la paura. E adesso vi presento il nostro super ospite, un grandissimo ricercatore, Riccardo Magnani. Eccoci. Ciao, Valeria. Grazie dell'invito. Grazie a te per averlo accettato. Eccoci qui Riccardo. Riccardo, tu sei un ricercatore che è diverso da studioso, giusto? Allora sì, eh, la differenza è sottile, però in teoria il ricercatore cerca qualcosa che nessuno ha già trovato, mentre lo studioso si aggiorna leggendo le cose che sono state scritte da altri. E quindi sono due percorsi completamente diversi stasera parliamo della scoperta delle Americhe definiamo prima il termine scoperta allora Eva. sì eh, no c'è in mente una cosa da prima quando facevi la presentazione dei vari corsi quindi, Vai, eh, quindi. Ah, ti annuncio e ti dico che un giorno mi chiamerete a parlare di vibrazione e spiritualità ma volentieri troppe inesattezze forse è il caso di dare un... così uno spunto di riflessione anche su questa cosa. Io conosco, conosco ho visto qualche tuo video sulle vibrazioni. Sì, perché, perché io nasco, nasco economista, ma nasco come ricercatore nell'ambito di Leonardo da Vinci: Rinascimento, quindi eh, quella riproposizione mm -hmm. di conoscenze antiche, eh, e il modo in cui noi viviamo la spiritualità e il mondo liftico oggi è. Comunque molto lordato da delle influenze legate a, alla nostra cultura che è prevalentemente cattolica o comunque monoteista. E quindi ci sono molti aspetti che vanno riconsiderati, secondo me, per eh, tornare a vedere la spiritualità o una ricerca di armonizzazione nella sua vera manifestazione. Detto questo, però, che è un'invasione di campo questa sera, ehm, Cos'è la scoperta? La scoperta è quello che ti trovi dinanzi in un percorso più o meno consapevole di ricerca, appunto, per cui eh, ti trovi a sondare un terreno che nessuno mai ha sondato. Normalmente è legato al mondo eh, delle intuizioni, guarda caso, ne stavamo parlando poco fa con il discorso delle vibrazioni, per cui è come se il nostro cervello percepisse qualcosa un secondo prima che la mente la realizzasse eh, questa è l'intuizione eh, bisognerebbe entrare in un campo che stiamo affrontando con Matteo penso che penso molti di voi conoscono la mm -hmm. differenza fra il cervello eh, che è collegato alle nostre funzioni biologiche e la mente che invece interferisce con esse eh, quindi il cervello nell'intuizione elabora qualcosa che la mente elabora in maniera razionale, un secondo dopo. La scoperta è eh, il trovare un qualcosa che fino a quel momento nessuno eh, era riuscito a, a incontrare, a realizzare, a documentare, a certificare. Eh, e non sempre è un percorso. Agevole, nel senso che spesso ti trovi solo contro tutti, perché vai a sovberchiare quello che è eh, così un, uh, un parterre di convinzioni uh, attorno alle quali ognuno di noi si radica o comunque si incatena per avere una solidità propria, per avere un ruolo sociale, o per tanti altri motivi, anche per avere un, uh, un credo no, quotidiano da portare avanti. E quindi ogni, ogni scoperta che si fa è una battaglia infinita perché devi appunto rimontare tutte queste situazioni che sono per lo più legate eh, all'ego delle persone che ti fanno le obiezioni. No? Quindi quando eh, gli cambi le carte in tavola si trovano un po' tutti quanti spiazzati e, eh, e devono rimontare un po' la situazione. Però di fatto la scoperta è un incidente di percorso, cioè tu stai cercando qualcosa, stai sondando qualcosa e ti trovi a, a vedere tutt'altro. E sempre o quasi sempre è un percorso incidentale, perché difficilmente uno eh, va a ricercare una scoperta dichiarandola prima, perché altrimenti vuol dire che una conoscenza pregressa ci certo. doveva essere. Ma quindi le Americhe sono state scoperte? Sul serio nel 1492, come abbiamo imparato tutti sui libri di scuola e dovevamo ripeterlo a pappagallo? Oppure no? Allora, no, eh, questa è la provocazione del libro, eh, poi non so se passerete la copertina o meno. Comunque, il, il libro con cui sono uscito all'inizio di dicembre voleva mettere fine a tutta una serie di speculazioni legate appunto al discorso delle Americhe. Quindi il titolo provocatorio è Nessuno mai ha scoperto le Americhe per davvero e questa affermazione segue un criterio eh, di fondo abbastanza elementare, cioè nessuno ha scoperto le Americhe per davvero perché le Americhe erano abitate, erano abitate da un popolo o più popoli eh, che avevano delle conoscenze molto più avanzate rispetto al mondo europeo. Eh, e quindi parlare di scoperta delle Americhe di fatto allude a creare una, eh, un distinguo di eh, superiorità e inferiorità fra chi scopre e chi viene scoperto. E già questo è una cosa estremamente impropria. Ma perché ci sono tutta una serie di, document di documentazioni eh, per lo più legate a rappresentazioni pittoriche o comunque a documentazione eh, che sono andato a scovare nei vari archivi in cui appaiono delle rappresentazioni geografiche di tutto il pianeta Terra, incluse le Americhe, che ritrodatano almeno di, qua di qualche millennio. Sto parlando all'Antartide privo di ghiacci, sto parlando a quando ancora c'era la Beringia, cioè lo stretto di Bering che, era collega che collegava eh, l'America con eh, l'Asia e questo è legato in entrambi i casi a un periodo in cui eh, la glaciazione che viviamo oggi non era ancora eh, in essere quindi parliamo di un periodo in cui c'erano una deglaciazione quindi almeno una decina di migliaia di anni fa ehm, però ci sono appunto dicevo tutta una serie di rappresentazioni eh, cartografiche che presentano l'America del Nord, l'America del Sud, l'Antartide, eh, l'Australia, la Nuova Zelanda, eh, definite e definite in una maniera molto puntuale con una datazione che è attorno al 1450-1440. E questo non solo sbugiarda il discorso della scoperta dell'America presunta da parte di Cristoforo mm -hmm. Colombo, ma denota una conoscenza geografica molto antica, molto più antica del periodo in cui quelle fonti eh, hanno trovato origine, che è poi il mondo eh, degli antichi greci, quindi eh, Tolomeo, Strobone, Parmenide, Parmenide, eccetera, eccetera. Eh, quindi non solo l'uomo conosceva queste terre al di là dell'Oceano eh, Atlantico o Pacifico a seconda del direzione con cui le volevi raggiungere, eh, ma eh, le conosceva in maniera puntuale e le frequentava, perché le prime frequentazioni continuative, io continuo a sottolineare questo continuative, perché poi le obiezioni quando si porta avanti questo discorso sono le solite, no? Sì, ma c'è l'ananas dei romani eh, rappresentato, no? I vichinghi già andavano, no? E gli etruschi, ed è una eh, riproposizione stucchevole perché sono due modi di argomentare la questione completamente diversi eh, quindi dicevo una frequentazione continuativa delle Americhe la si ha a partire dal, eh, a cavallo fra il 1300 e il 1400 inizialmente con gli ungheresi, con i portoghesi poi si sono aggiunti eh, i medici, gli sforzi, i malatesta i deste fino poi ad arrivare agli spagnoli e alla chiesa dopo la metà del 400, perché, perché questi hanno avuto la necessità di poter raggiungere le coste, eh, scusa, i mercati eh, orientali, quindi navigando verso est, perché nel frattempo nel 1453 i turchi hanno conquistato Costantinopoli e quindi hanno di fatto interrotto quelle che erano le vie commerciali eh, usuali. Eh, mettendo fuori gioco la Spagna, la quale non ha accettato questa situazione e quindi ha preteso di poter percorrere quelle rotte verso ovest eh, per poter raggiungere appunto i mercati orientali, rotte che erano conosciute e che sono documentate in maniera molto ampia da Paolo, da Pozzo Toscanelli. Da queste rappresentazioni cartografiche a cui facevo riferimento, eccetera, eccetera. Quindi eh, ancora parlare di Cristoforo Colombo è un non Ma è un non sens parlare di scoperta, perché, come dicevo, eh, non, è, non diventa più un fatto solo di cronologia storica, ma diventa eh, un. Un errore sotto profilo mentale, cioè accettare che ci sia una supremazia da parte del mondo europeo nei confronti dei nativi amerindi, che poi si è manifestata con la colonizzazione, con tutto quello che, che conosciamo e che non aveva motivo di essere. Perché poi, e chi leggerà il libro se ne renderà conto: in vero, l'influenza fra i due continenti era inversa, cioè era il mondo amerindi che influenzava il mondo europeo, tanto che le due più grandi famiglie del periodo rinascimentale e che hanno dato vita opponendosi alla Chiesa in qualche modo e ospitando il, così, il ripresentarsi di antiche conoscenze, eh, ospitando e dando protezione a chi le portava avanti. Dicevo, queste due famiglie che sono eh, il Ducato di Milano, gli Sforza e la Signoria eh, Fiorentina, quei medici, alla guida delle proprie eh, dinastie hanno messo dei personaggi provenienti proprio dalle Americhe. Perché Lorenzo il Magnifico è discendente dalla famiglia reale inca, mentre Ludovico il Moro è discendente di una delle famiglie reali. Eh, Azteca, Messico quindi Yucatan, eccetera, eccetera, e questa è un'inversione di eh, non solo della conoscenza dei fatti, ma di ruoli totale. Uh -huh. Quindi, non c'è più quella presunzione di superiorità del mondo europeo uh -huh. nei, nei confronti del mondo amerindi. Anche perché ehm, si narra che Cristoforo Colombo trovò degli indigeni selvaggi, ma questo non è vero. No, tanto selvaggi che è dimostrato perché sono state trovate diverse mummie, facevano operazioni eh, al cervello, conoscevano l'astronomia molto meglio di noi, eh, quindi c'è una narrazione della storiografia ufficiale che racconta che... Ehm, I popoli che, si, che Colombo incontrava nelle Americhe erano estremamente retrogradi e un livello mm. leggermente superiore al mondo animale ma ripeto così non è nella maniera più assoluta il problema è che non conoscevano eh, il modo rabbioso con cui gli europei hanno voluto colonizzarli perché se okay. pensi che Pizarro con che ne so poche centinaia di uomini ha eh, sconfitto decine di migliaia di inca eh, ti rendi conto che il rapporto di forze ma soprattutto di armi che veniva utilizzato era mm. completamente diverso non avevano modo di difendersi non erano non preparati Mm. Ma perché, non, perché vivevano in una condizione completamente diversa? Guarda, c'è un episodio che io racconto eh, nel libro, ma che è vita vissuta. Io sono appena stato in Perù e dopo forse ne parleremo. Sì. Eh, per cui a un certo punto, quando e solo quando tu vai in Perù, riesci effettivamente a quantificare quanto è stato il danno che i primi colonizzatori hanno fatto nei confronti dei, degli amerindi, no? degli inca in questo caso. Um, però quando tu vai e trovi manifestazioni legate alla chiesa cattolica ovunque quindi chiese quindi eh, iconografia eccetera eccetera però quando tu esci dalle città e entri nei luoghi eh, archeologici trovi ancora invece un profondo radicamento con quelle loro antiche conoscenze e quindi trovi persone che ti accompagnano nel Tempio del Sole, della Luna, ti parlano di dualità, ti parlano di energia maschile e di energia femminile in maniera corretta, non come ne sta parlando Giovagnoli o Nandrolona quando fanno le manifestazioni in piazza. E quindi a un certo punto eh, non mi tornavano i conti, no? ho detto com'è possibile che, nonostante tutto ci sia ancora questo forte radicamento eh, delle antiche conoscenze, ma Oggi la popolazione peruviana in maggioranza vive soggiogata dal culto cattolico. E allora l'ho chiesto alla badante di mia suocera, che è peruviana, okay. e lei che va in chiesa regolarmente tutte le domeniche, e la risposta è stata spiazzante. Ci hanno fatto vergognare di quelle nostre conoscenze. E questo dà il senso del sopruso che è stato messo in atto, che va oltre quello che è scritto nei libri. Cioè va oltre il genocidio di cui non si parla mai, ma si ricorda sempre solo il giorno della memoria nei confronti dei campi di concentramento, per la carità, giustissimo, ma non si ricordano mai eh, il genocidio che è stato fatto nei confronti degli amerindi. Ehm, quindi la provocazione di dire che nessuno mai ha scoperto l'America per davvero, da un lato vuole mettere in luce effettivamente il fatto che ci sono delle conoscenze di carattere geografico in capo ai, così, agli uomini del primo rinascimento. Eh, ti parlo di Manuele Crisolora, che è quello che primo fra tutti ha tradotto i libri di Tolomeo tra il 1404 e il 1410. No? Eh, ma eh, c'è proprio questo aspetto che si inserisce nell'aspetto della società di oggi, cioè la presunzione di considerare delle informazioni parziali e utilizzarle in forma eh, di supremazia nei confronti del prossimo. Perché sì. oggi viviamo, e questo oramai è palese, eh, una totale contrapposizione conflittuale fra individui e questa contrapposizione è governata dall'esterno mettendo gli uni contro gli altri su un eh, sistema informativo che è completamente manipolato e distorto. Certo. Quindi è inutile invocare un'unione di intenti, è inutile invocare eh, una, un senso di comunità. Eh, mi viene in mente Scardovelli, e ce l'ho eh, a, a morte in questi momenti con, con Scardovelli perché parla di unione cristica, parla di eh, amore, cioè, voglio dire, se vuoi governare o rigovernare l'Italia e portarla a recuperare un senso di eticità, un senso di valori, eccetera, eccetera, non puoi parlare di questi aspetti in maniera così eh, labile, no? Anche... Cioè, non voglio andare fuori da, dal seminato perché sono... Sennò... Però capisco quello che vuoi dire assolutamente. Quindi, questa divisione che è determinata da una informazione superficiale mm. automaticamente verrebbe meno nel momento in cui noi facciamo un lavoro a ritroso. Lo possiamo fare sul discorso delle Americhe. Eh, questo è l'ambito di questa sera. Lo possiamo fare. Su Leonardo e il Rinascimento è l'altra mia eh, ambito di studio, sì. ma di fatto lo possiamo fare sull'economia, lo possiamo fare su, l'ho detto prima come provocazione, la vera conoscenza della spiritualità. No? c'è cioè Ancora c'è gente che pensa che il maschile e il femminile alludano a un'accezione sessuale, ma non c'entra completamente nulla con questo. Quindi quando vedo i movimenti rosi, i movimenti femminili per difendersi contro il Green Pass, il Green Pass è un soppluso contro tutti. Sì, perché c'è un'altra divisione in atto poi alla fine. Esatto, es è com esatto, quindi nel momento in cui tu fai dei movimenti partendo da eh, una visione individualistica, automaticamente tu rafforzi quella visione. Ripeto, cerco di tenermi fuori ma non ce la faccio. Portare a Sanremo a difendere eh, i diritti degli omosessuali, dei personaggi caricaturali, significa non difendere i diritti degli omosessuali. Sì. De sono... Vuol dire stigmatizzarli prima ancora di... E questo è quello che sta succedendo, ripeto, in chi vorrebbe portare avanti un discorso senza sapere che tipo di discorso sta eh, affrontando. Io sento parlare di economia dell'anima, sento parlare di economia rinascimentale da persone che non sanno cos'è l'anima e che non sanno cos'è stato il rinascimento. Quindi attenzione, il senso, dico, non è sapere cosa è successo nei confronti dell'America, ma è su sapere come questa disinformazione mm. si crea. E anche cosa ci ha portato questa disinformazione. E anche cosa ci ha portato. Mm. Ci ha portato sicuramente a una divisione, a un appiattimento di valori e a una perdita di criticità fondata su una conoscenza dei fatti reali. Ma soprattutto ci ha portato a una società che è quella di oggi in cui gli Stati Uniti hanno un ruolo fondamentale. Sono stati per anni gli esportatori di democrazia. Ma gli americani non sono quelli che governano gli Stati Uniti. Gli americani sono tutti amerindi, relegati in... Riserve con eh, diritti calpestati, con una con cultura e una conoscenza antichissima in cui il fondamento che metteva l'uomo al centro della natura e non la natura al servizio dell'uomo sono stati completamente persi. Quindi, questo vuol dire andare a ricostruire come è stata realmente la vicenda eh, dei primi viaggi nell'America, no? Eh, io mi arrabbio, prima mi sono bloccato perché ho visto un paio di, di chat, eh, di commenti e ho fatto l'errore di lasciare aperta la chat. però eh, quando si dice sì, è vero, no, prima non, sono, non è stato Colombo perché prima adesso ultimamente hanno trovato un manoscritto del 1350. Mm. No, la questione non è così. C'è cioè, sempre questa supremazia che è da esatto, c'è una corsa del primato, ma non è. Così? Assolutamente non è così. L'uomo deve uscire da questa idea folle per cui può controllare tutto quello che succede all'interno del nostro pianeta. L'uomo è un ospite e come tale deve garantire che questo pianeta stia nelle condizioni in cui l'ha trovato. Ma c'è un altro elemento che il tema di fondo, quindi le conoscenze geografiche, eh, portano a sviluppare e a permetterci di avere una criticità che ci metta al riparo dalle eh, bufale che ci circondano quotidianamente. No? Ho parlato prima di eh, ere glaciali e di eh, deglaciazioni. Questo vuol dire che c'è una, una ciclicità ricorrente, continua nel corso dei millenni riguardo al clima. Ci sono stati dei periodi caldi e dei periodi freddi. Mm. Questa storia che oggi viviamo, un riscaldamento del pianeta legato all'uomo, è un'emerita cazzata, è una bufala che è stata dimostrata già da Al Gore quando la portava avanti negli mm. anni 90. L'ha detto Zichichi. Però tutti nuovamente vanno col naso nel culo a questo personaggio che è stato creato da chi i fili li tira per far convertire su di lei tutta una serie di eh, adesioni, stiamo parlando di Greta, e quindi poter uscire da una situazione capitalistica che oramai è incancrenita e sviluppare una nuova tendenza alla green economy. Oggi è tutto green, anche il green pass. Eh, ma, ma perché? Chiamo green perché, per un motivo, sempre il green perché pass. Perché ha creato un disastro economico, sociale, finanziario. Oggi vuole poter... Eh, gestire la conversione o la nuova eh, così, epopea economico-finanziaria creandosi questi personaggi creando una conversione per cui oggi sono in giro tutte quelle macchine green che inquinano di più esatto. calcolando poi la batteria di queste macchine la da batteria, dove arrivano l'elettricità eccetera eccetera quindi mm. il senso del libro Ripeto, è fare luce sicuramente su un aspetto storico che condiziona fortemente la nostra eh, quotidianità, perché se pensi a tutti i ragazzini che vanno a scuola o se pensi a quanto scateni questo argomento, le eh, coscienze, mi ricordo tutto è partito due anni fa con eh, il primo libro e con un'intervista che mi ha fatto Claudio Messora eh, a luglio del 2020 che ha avuto, non so, 350.000 visualizzazioni, un, un inferno vero e proprio. E da lì tutti si sono scatenati, perché ci sono questi sistemi eh, attorno ai quali l'uomo si scatena, cioè il senso del mistero, il tirare a indovinare una storia che è stata manipolata, e allora io conosco invece com'è la storia vera. Quando ah, poi non sì. tirano fuori i templari, non tirano fuori altre minchiate che non mm -hmm. servono assolutamente a niente. Quindi, da un lato c'è la volontà di far chiarezza su questo aspetto. Dall'altro, invece, piano piano, l'idea è quella di accompagnare le persone a comprendere come non serve informarsi per poter fare i dibattiti sui social o al bar, anche se oggi non si va più al bar il giorno dopo. Eh, il problema è che bisogna informarsi per difendere noi stessi e difendere i nostri figli. Sì. Questo è il senso profondo del perché altrimenti continueremo a peggiorare questa situazione e continueremo a creare dei figli unicamente per fargli vivere una situazione di disagio. Cioè, ci siamo già dimenticati i banchi con le rotelle, i milioni che sono costati. Eppure, chi no, ha. L'italiano ha la tendenza di dimenticare, almeno così si dice, però non. L'italiano credo... ha la tendenza a. Passeggiare per uno o per l'altro, purché ci sia un qualcosa nel quale identificarsi. Prima I prima. famosi schieramenti. Che aderiamo a tantissimi schieramenti nel corso della nostra vita. L'italiano, allora, mm. inteso come individuo medio, è una banderuola. La banderuola ha bisogno di un'asta a cui aggrapparsi che Non è quella di Rocco Siffredi, ha bisogno di elementi saltuari a cui aggrapparsi. E questi elementi. Eh, allora, c'è un'analisi del voto politico nell'Italia eh, dagli anni 80, 70-80 in avanti, che è partito del 40%. L'ha avuto la Democrazia Cristiana, il PC eh, la, dopo Tangentopoli, eh, Forza Italia, poi l'ha avuto Renzi, poi l'ha avuto il 5 Stelle che è un 40% di persone che così vedono il messia di turno e vi si aggrappano. Il bisogno di, di aggrapparsi a qualcuno per, avere un, qualcuno per non avere probabilmente la responsabilità del ricercare e dell'essere dell in prima linea, di non, probabilmente. Ma anche la capacità di poterlo fare, cioè mm -hmm. quello svuotamento di cognizioni che determina una criticità propria, eh, ha fatto sì che oggi le persone non siano in grado di decidere realmente. Cioè, ripeto, io sono sconcertato, non lo conoscevo, e ti dicevo prima fuori onda come mi sia difeso in questi due anni eh, impegnandomi sui progetti e cercando di informarmi il meno possibile rispetto a, a questa situazione pandemica. No? Eh, perché, una volta capito com'è la situazione, è inutile entrare nel dibattito quotidiano, perché è una follia. Ma questo Scardovelli che dice ma io non lo sapevo, ma io non ero informato. Cioè una persona che si presenta al di là della candidatura a Presidente della Repubblica, ma che si presenta per rivedere la Costituzione, supportato da Fusaro, e si difende con un io non lo sapevo. Che è la legge non, eh, non accetta ignoranza, no? Cioè, eh, tu uomo di legge che vai a eh, aggrapparti alla ignoranza di una situazione. Ma dove vivi? Ma stiamo scherzando. E le persone non si rendono conto che questi personaggi sorgono e cadono dall'oggi al domani e vengono messi lì da qualcuno eh, che ha l'interesse a farti appassionare per questi personaggi per non farti vedere quello che poi succede dietro. È l'opposizione controllata. È l'opposizione controllata, è il cavallo di Troia, che certe volte non è un cavallo, ma resta il resto, è, è tante cose. Il problema è che è gioco facile perché nel momento in cui, ripeto, noi non abbiamo una criticità legata mm -hmm. a una conoscenza informata, automaticamente siamo bandiere al vento. Certo, questo è vero, in più c'è un eh, problema enorme in capo all'uomo che è quello di essere diventato sempre più nel corso degli anni individualista ed autoreferenziale quindi non si riconosce più come un ruolo nella società che sia padre che sia eh, politico che sia eh, insegnante che sia quello che è ma è interessato unicamente al gradimento che gli ritorna come essere individuale. E quindi, se non ha gli addominali a 60 anni, è un povero coglione. E se per assurdo vive nell'ottica di avere gli addominali a 60 anni, rinunciando a tutti gli altri ruoli, lo fa per avere due like sui social perdendosi di fatto tutto il bene della vita, tutto il bene che può derivare dal vedere i figli crescere, dal stargli accanto, dall'avere una persona con cui eh, crescerli assieme, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo che i valori forse si che... sono un po' persi, no? Sì, ma si sono persi tanti, tantissimi. Tu hai che hai visto un po' di miei video sul discorso della vibrazione, no? Sì. Quanti pseudo... Eh, Maestri, guru, chiamali come vuoi, ti parlano di meditazione con musica a 432 Hz. Era diventato eh, la moda del momento, a no? un certo punto, che è una cazzata enorme, abnorme. Questo me l'avevi detto tempo eppure, fa. Eppure, eppure, basta che ci sia un elemento a cui aggrapparsi, che tutti ci si aggrappano. Non interessa se questa cosa ha un fondamento di... Eh, realtà oppure no, basta trovare qualcosa a cui aggrapparsi, perché di fatto siamo eh, persi. Abbiamo perso completamente il, la concezione del nostro ruolo sulla terra. Totalmente è vero, <ride> no. mm. eh, mi, mi lasci senza parole, Riccardo. però è così: è così. quindi il paradosso. No. E può essere un elemento di facilitazione per chi si sentirebbe altrimenti toccato nel, nel proprio io, eh, passando per la ricostruzione della re, reale conoscenza geografica, e quindi di come si è evoluto eh, la conoscenza e eh, la frequentazione delle Americhe o. Come è stata l'evoluzione del Rinascimento e chi era realmente Leonardo da Vinci, che non era uno eh, illuminato o toccato dagli alieni che gli hanno impartito chissà quali eh, conoscenze astruse? Automaticamente si porta le persone a dare tutta una serie di elementi di concretezza, quindi a recuperare quella criticità che viene meno. Per finire la scuola, sai. Ogni tanto si usa e si utilizza Leonardo per appoggiare il movimento omosessuale, dicendo che Leonardo era omosessuale, oppure il movimento vegano, dicendo che era vegano sulla scorta di una eh, mh, affermazione che Leonardo non ha mai fatto, perché non c'è nessun eh, testo o nessun codice in cui questa affermazione, l'unica che potrebbe parzialmente lasciare intendere che Leonardo non mangiando... Eh, carcasse di animali morti sarebbe mm -hmm. stato vegano eh, non c'è eppure quando tu fai notare questa cosa chi sostiene che Leonardo era vegano e quindi ragazzi dobbiamo vivere in questo mm -hmm. modo perché basta si incazzano perché li stai offendendo ma come ti sto dando un elemento di lettura per conoscere realmente come sono andati i fatti ma non è quello eh, che piace, non è l'elemento di me. quello che piace, bravissima. Perché? Perché la conoscenza si divide in un'opportunità di crescita personale e collettiva, ma in realtà viene vissuta come un elemento di speculazione e di distinzione sociale, e questo è uno dei tanti elementi per cui eh, tanti non vogliono che la conoscenza venga diffusa. Perché? Perché nel momento in cui la conoscenza è elitaria, automaticamente diventa un fatto di gerarchia sociale. Ma è una follia, perché se tu realmente conosci come funziona il mondo delle vibrazioni, della spiritualità, automaticamente comprendi che non puoi permetterti che le persone attorno a te vibrino, vibrino in forma disarmonica, perché automaticamente influisce sul tuo vibrare. Quindi è un controsenso. Ed è un controsenso che denota come, non hai capito un cazzo di come funziona la spiritualità. Ma la, la manipolazione, la censura ha radici antichissime. Allora, la, la manipolazione ha radici legate al momento in cui l'uomo ha inteso avere una supremazia sul proprio simile. Eh, e principalmente subentrato con l'avvento dei monoteismi. Prima l'uomo era fortemente solidale e fortemente attento a che tutto quello che faceva non interferisse con l'armonizzazione del proprio vivere con l'universo. Le costruzioni seguivano delle forme. Eh, lo diceva Vitruvio, no? Cioè il, le costruzioni devono ripetere le proporzioni dell'uomo perché l'uomo è fatto a immagine e somiglianza dell'universo secondo quei criteri vibrazionali per cui la materia si forma, eccetera, eccetera. Quindi la manipolazione è intervenuta nel momento in cui attraverso la creazione dei monoteismi eh, Aton e Nefertiti in primo luogo, poi con eh, l'ebraismo... Eh, quando gli, gli ebrei sono scappati dal, dall'Egitto, e poi con eh, il movimento cristiano, poi con quello musulmano, automaticamente si sono create tutte quelle distinzioni per cui l'uomo ha inteso dividersi e ha inteso dividersi unicamente per avere una supremazia in terra. Oggi sento ancora parlare di bestia, sento parlare di satanismo. Sono tutte delle affermazioni eh, o slogan che non servono a nulla, c'è spiritualità e materialità. Punto: chi ha inteso dividere è perché vuole un'affermazione in quindi sulla materialità. Non c'entra niente il satanismo, non c'entra niente la bestia, non c'entra niente il 666 o tutte quelle cazzate che. In tutti questi anni, in questi ambienti vengono sviluppati. Per... Allora c'è questo gesto mm? indica l'unione del maschile e del femminile. Mm? Ma questo gesto è quindi la dualità il okay. matrimonio spirituale, la gioconda per intendersi. La gioconda, trinta. sì, la dualità. Ok. Cosa succede? In questo gesto, quindi nello IEROSCAMOS, il matrimonio spirituale l'unione genera il 5 che è il figlio, l'uomo rigenerato. Questo gesto lega la nostra parte spirituale alla concezione matematica dell'universo. 3 al quadrato più 4 al quadrato uguale a 5 al quadrato. Punto. In quei... In quegli ambienti, in quei contesti a cui facevo riferimento prima, per cui la bestia, il satanismo e mm -hmm. tutte le varie, questo gesto viene chiamato la mano del marrano e quindi viene richiamato un satanismo. In realtà non c'è nulla di più alto, celestiale, spirituale di questo gesto. È paragonato all'aureola, è paragonato uh, alla luce perché avvicina l'uomo alla propria condizione di corpo sottile di luce in cui la parte maschile e la parte femminile, che sono energetiche, non sessuali energetiche, sì. si legano una con l'altra e quindi porta l'uomo nella sua concezione spirituale e materica a elevarsi verso la parte più spirituale, più nobile. La stella di David sono due triangoli sovrapposti. Sì, ok. Sì. Uno, sono tutte e due, due tetractis, che sono eh, la musica. Le vibrazioni, ok, uno verso l'alto, uno verso il basso, uno porta alla spiritualità, una alla materialità, Ok. quadro compasso, i dervisci che girano in senso orario, in senso anti-orario, non c'entra niente la bestia, il satana o cosa cazzo. C'è gente che prevale eh, la smania di dominare il mondo materico e c'è mm. gente che invece ha compreso come. L'uomo sia sì, un prodotto dell'universo e quindi deve armonizzare con l'universo, questo è senza farsi troppi. Guarda, io rivedrò questo video perché deve, deve entrarmi, cioè devo capire molto bene questo. E, Riccardo, ma tu eh, quando abbiamo parlato del Rinascimento di Leonardo da Vinci già allora mi hai illuminato sul fatto che molti dipinti del Rinascimento alla fine richiamano il mondo spirituale, tutti, tutti. 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 Eh, allora, innanzitutto molti, moltissimi sono i dipinti in cui le testimonianze di Viaggi in America, perché siamo partiti da lì: sì. eh, sono testimoniate, ma tantissimi, e molto prima del 1492 a partire da eh, Pisanello, Piero della Francesca, Botticelli. Ehm, Beato Angelico, ci sono un'infinità di dipinti sotto il nostro naso che raccontano di come questi viaggi furono, eh, furono portati avanti e di come ci fosse una conoscenza non solo geografica ma il resoconto di una frequentazione anche fisica. Ma all'interno dei dipinti ci sono tutta una serie di... Eh, simbologie legate a quella conoscenza antica che ha dato vita poi al movimento rinascimentale in cui questi aspetti della musica e quindi della mh, vibrazione, della spiritualità eh, sono manifesti, ma non sono eh, eh, cioè non è una simbologia Nascosta perché l'uomo voleva difendere chissà quali conoscenze, sono nascoste perché la Chiesa automaticamente non lasciava che il movimento neoplatonico, cioè quel movimento fondato sulle conoscenze pagane eh, legate al mondo greco, quello orfico prima e quello egizio prima ancora, potessero arrivare alle masse e quindi la Chiesa perdesse il consenso sulle masse. Quindi ci sono. Questa simbologia che ti ho fatto vedere prima. Se tu vedi questo gesto o vedi una aureola, sono la stessa identica cosa, cioè un rimando alla condizione eh, del corpo sottile di luce. Quindi la parte spirituale, ci sono sempre eh, strumenti, si sono sempre fogliettini nelle mani dei personaggi ritratti. Quel foglietto è rappresentativo della musica delle sfere, che è quel compendio di vibrazioni armoniche. Sì l'uomo deve ricercare per armonizzare la propria condizione. C'è un dipinto di Botticelli che è la primavera dove la vergine che è gravida e quindi è di una gravidanza spirituale, ha la propria testa all'interno di due polmoni che sono descritti dalle fronde degli alberi, degli alberi retrostanti. La testa della venere è all'altezza del timo. Quarto... Riccardo? Riccardo? Ti ho perso. Voi lo vedete? Io lo... Sì, Riccardo, ti sono... ho perso un secondo. Ok, da dove? Eh, allora, stavo parlando di. botticelli. Gli ultimi 30 secondi. Mm. Stavo dicendo i Botticelli. Sì. Eh. La primavera di Botticelli, la testa della venere che è incinta ed è una la gravidanza una spirituale. spirituale, la testa è all'altezza di due polmoni che sono descritti dalle fronde degli, arbitri, degli alberi retrostanti, all'altezza del quarto chakra, timo, okay? a dimostrazione del fatto che quella gravidanza che Botticelli vuole rappresentare è una gravidanza... Ehm, spirituale. Nuovamente torniamo qua, è il 5, il figlio rigenerato dall'unione del 3 e del 4. Okay. Questi contenuti sono eh, o riempiono totalmente i dipinti del Rinascimento. Questi fino a... Eh, lasciamo perdere la l'altare, per favore, che è un'altra di quelle deformazioni che non c'entrano niente. Scusate, ogni tanto mi va te li mando dopo i commenti no grazie, quindi cosa succede eh, i dipinti sono pieni di questa conoscenza neoplatonica pagana che a un certo punto la chiesa ha impedito che si sviluppasse proprio con un editto che impediva ai pittori di inserire nei dipinti qualcosa che esulasse dall'episodio religioso a cui l'iconografia faceva riferimento ma per legge di eh, contrapasso dantesca, se voi andate nella Cappella Sistina, è un tripudio di eh, conoscenze pagane, perché chiaramente la Cappella Sistina, voluta dal Sisto IV nel 1474, è stata decorata dai vari Raffaello, eh, Botticelli, Ghirlandaio, con riferimenti pagani neoplatonici. E sono ovunque. Il problema, qual è? Che nessuno. Vi racconta l'arte in questo modo, quindi non solo vi dicono che l'America l'ha scoperta Cristoforo Colombo, mm. che manco è esistito molto probabilmente, perché è dietro alle sue e eh, Questa generale... è la domanda che volevo farti. Eh, allora non ti, non ti dico chi è, così me lo chiedi dopo. Ma l'arte è piena di questi riferimenti che nessuno racconta, non ve lo racconta posto che sia un critico d'arte sgarbi, non ve lo racconta. Posto che sia un eh, divulgatore scientifico e non lo è Alberto Angela, quello che io chiamo il six symbol della divulgazione scientifica italiana. Ogni tanto di queste poche. Non raccontano i, i, i libri di testo scolastici, perché? Perché oramai tutto viene conformato a quella cultura manipolata attraverso la quale si sono condizionate le masse. E non ci, deve, non ci si deve stupire perché basta vedere un telegiornale di oggi per capire che la stessa cosa sta avvenendo eh, quotidianamente. Non c'è più un giornale che è libero di scrivere perché i giornali sono pagati dalla, uh -huh. dalla politica. Non c'è più un telegiornale che è libero di scrivere. Non c'è più un programma di approfondimento che è libero di fare approfondimento. Addirittura per omologare il... Uh, la comunicazione religiosa viene ripetuta la comunicazione eh, politica. Tanto che il Papa è andato in televisione a dire che bisogna fare un richiamo del battesimo. Non lo sapevo. Eh. Quindi <ride> il Papa che si mette a parlare come quelli che parlano di pandemia, che mm -hmm. è una follia assurda, posto che questo sia, sia un Papa, e non è un Papa, perché il Papa vero c'è. Mm -hmm. perché i gesuiti hanno fatto voto di obbedienza ai papi e quindi comunque sia questo non è lì a fare il papa ma questo me ne frega a mente meno perché io sono, sono... distante anni luci da quel mondo però questo è per dire come queste conoscenze legate a un mondo apparentemente distante da ognuno di noi cioè l'arte la storia la storia dell'arte in realtà Permettono la nostra quotidianità perché ci permettono di darci delle risposte non solo per comprendere le dinamiche della sì. comunicazione odierna, ma ci permettono di vivere la nostra quotidianità sapendo quello che stiamo facendo. Quanti musei sei andato a vedere in vita tua? Non tanti. Me. Quante sì. volte? Le persone sono andate, cazzo ne so, agli uffici, a, Beh, sì, dai, sì. a Firenze, a Roma. Beh, e certo. cosa hanno visto? Hanno visto delle cose virtuali. Cioè vedevano eh, Juve Verona quando giocava in Terminan. Cioè, è una follia totale. E la follia totale è che le persone, nonostante tu gli fai vedere queste cose, si accapigliano e se la prendono con te perché gliele fai vedere. Certo. Io ti ho detto no in tanti perché vorrei vederne molti di più in realtà. Però, eh, insomma, hai è fatto come... un parola. Mm. del Juve. Roy. No, sì, cioè, sono due mondi completamente diversi. Vedere una ma, partita... No, di... Non, di non, cambia, non cambia assolutamente nulla. Per dirti che tu stai guardando una cosa ma in realtà è tutt'altra. Ok. Mm. Cioè tu vedi la nascita della Venere di Botticelli, dipinto iconico del Rinascimento e rappresentativo della città di Firenze, eccetera, eccetera, eccetera. Lo vedi con... Ok. Ma mm. in realtà... Con una struttura quel... mentale diversa che non dovrebbe esserci. Quel dipinto ti sta raccontando eh, lo sbarco nelle Americhe e c'è rappresentata l'America del Nord e l'America del Sud. Però tu guardi la seconda... Tu guardi la Gioconda e vedi forse il ritratto di Lisa Gherardini, moglie di Francesco del Giocondo. Uno non è la Mona Lisa, perché nell'elenco dei dipinti che Leonardo ha ceduto al eh, re di Francia, la Gioconda non c'è, si chiama quel dipinto, cioè la Mona Lisa non c'è. Quel dipinto si chiama Signora di Lombardia. Ed è la Gioconda, ma Gioconda è inteso come unione del maschile e del femminile, degli sì. opposti. Yoga vuol dire unire gli opposti. Sì. Quel sorriso misterico, beffardo, in realtà mh, Vasari lo descrive come un ghigno celestiale, solo che noi il celestiale lo perdiamo e ci rimane il ghigno. Allora il ghigno torna, a quella nella nostra mente bacata, quella cosa un po' così, no? che non è né maschio né femmina, chissà che cazzo è. No, è l'unione dei due. Lo vediamo Quindi, con degli occhi completamente sbagliati, con una percezione che no, non è quella. No. Lo originale. guardiamo con i nostri occhi. Il problema, sai qual è? È quella cosa che penso eh, circoscrive nel 3% delle funzioni che governa l'altro 97% ed è la mente. Quindi tu lo vedi coi tuoi occhi, ma la tua mente lo elabora secondo l'istruzione o la sovrastruttura culturale che gli viene imposto di guardare. Mm -hmm. È come quando io ipnotizzandoti ti dico acqua, allora tu fai un'azione legata a quell'ordine quell che io ti ho impartito. Questa è la manipolazione. Pensa ai danni della scuola. No. Ma tu pensa a me che scoprendo tutte queste cose, poi ho due figli che studiano il rinascimento, la scoperta delle Americhe, eccetera, eccetera. Però hanno i libri del papà e hanno quindi un, uh, un bagaglio non indifferente, nel senso che loro conoscono la verità, poi dovranno dare gli esami seguendo determinate conoscenze, questo so che è così... Sì. Sì. Allora, permettimi di fare pubblicamente un. Già che ci siamo e li vedo. Mpt e Sandro, che hanno contribuito a sopportarmi a, cre... a trovare materiale per quest'ultimo libro. Quindi, visto che li vedo sotto mentite spoglie, li ringrazio pubblicamente. Detto questo, il. Il libro diventa un pretesto, cioè la conoscenza eh, la trovi nel, negli ambiti meno eh, preposti a farlo. Mm -hmm. Io ho imparato di più guardando i cartoni animati di mio figlio Baldo che non leggendo i libri di testo, a parte che leggo pochi libri. Ma quando tu vedi, che ne so, quello che gli si apre il terzo occhio e... Eh, comunica in forma eh, telepatica con gli altri questo è nei cartoni animati come era nei cartoni animati di walt disney negli anni c'è cioè un bellissimo documentario sulla matematica e la geometria dell'universo raccontato da paperino attraverso walt disney e ti parla di pitagora ti parla di universo ti parla di vibrazioni negli anni 50 ah. e poi abbiamo perso tutto come Adesso faccio incazzare tutti. Emma l'ha detto Wurgef. e Emma l'ha detto Sibaldi, e gli angeli, gli arcangeli. Si sa, chi mi conosce lo sa che io mi faccio nemici ovunque e non me ne frega un cazzo. Il problema qual è? Il problema è che bisogna tornare a sapere quello di cui si sta parlando, non a ripetere slogan in maniera infondata, perché ci si mette nelle mani di manipolatori. Non è diverso da quando Vanna Marchi ti vendeva il bastoncino da mettere nel bicchiere dell'acqua per chissà quali eh, miracoli che dovevano avvenire. Io ho visto gente dalle tue parti, e così tanto lo sa che questa cosa mi è rimasta sul gozzo, che fa un monocordo da 36 corde e lo armonizza a 432 Hz e te lo mette sul corpo e così tu guarisci e te lo fa pagare 5.000 euro. Eh, però, e eh no, cazzo, e eh no. Travana, ma tu dici che sono in cattiva fede? O um... guarda, voglio sperare che siano dei coglioni che non ha capito niente, perché se sono in cattiva fede, ci sarebbe da metterli al muro tutti quanti. Quindi gli do il beneficio del dubbio, <ride> Riccardo. Ma è... una volta mi intervista Luca che tanto <ride> Riccardo ci hanno imbrogliato. Le da... vibrazioni la prossima volta sì, ok. Con Luca Riccardo, ma ci hanno imbrogliato da tempo, tempo, tempo. Diciamo la verità adesso storica. Chi era Cristoforo Colombo? Che era la domanda che volevo farti. Intanto io cerco il tuo libro. Allora. Nel libro specifico, e lo ribadisco stasera, il Cristoforo Colombo che si presume il 12 ottobre 1492 sbarca sulle coste delle Americhe eh, per sbaglio, perché poi eh, nella ricostruzione si dice che lui stesse andando altrove, per conto dei reali di Spagna, non è mai esistito. Ci sono, prima ho fatto riferimento a Pisanello. La visione di Santo Ostacchio, dipinto nel 1438, c'è un portoghese che si trova davanti a sé, l'America del Sud chiaramente definita e riconoscibile. Il titolo del dipinto è La visione di santo Ostacchio. Santo Ostacchio veniva celebrato nel martirologio romano fino a metà del Cinquecento, il 12 di ottobre. Il 12 di ottobre muore Isabella Deste, moglie, prima moglie di. Pandolfo Sigismondo Malatesta, dietro eh, Isabella d'Este c'è una veduta dell'America, del Golfo, quindi il Golfo del Messico, la Florida, Louisiana, lo Yucatan. Analogamente Piero della Francesca dipinge, ritrae Pandolfo Sigismondo Malatesta, quindi il marito di Isabella d'Este, Ginevra d'Este scusami, con alle spalle la stessa porzione di America e con una grande porzione di America del Nord. Piero della Francesca muore il, 14, il 12 ottobre 1492. Nelle Nell'Esperis di Basigno da Parma, che è un manoscritto che descrive le gesta militaresche di Pandolfo Sigismondo Malatesta, c'è a un certo punto il naufragio di Pandolfo Sigismondo su un'isola chiamata L'isola di Zefiro Zefiro era il vento che soffiava da ovest dove vivevano le speridi e dove cresceva il, i, i pomidoro i pomodori. Guarda caso, l'isola che Basino la Parma dipinge ritrae, scusa, disegna, è la stessa isola su cui fa un naufragio Cristoforo Colombo, con addirittura il palazzo di Zefiro, che è la stessa costruzione, la fortalezza Osama che viene costruita da Cristoforo Colombo. Quindi. Quello che viene addossato a Cristoforo Colombo non è altro che il resoconto di vicende fatte legate ai viaggi portati avanti dal 1438 fino al 1450 E Rotti. Quindi il personaggio di Cristoforo Colombo non esiste. Addirittura si fa riferimento spesso e volentieri al diario di bordo di Cristoforo Colombo, ma il diario di bordo non esiste. Esiste un resoconto del diario di bordo fatto da un figlio e da un eh, prelato domenicano. La firma di Cristoforo Colombo, Cristoferens, quindi portatore di Cristo, è in realtà l'evidenza del fatto che. Chi firmava o quindi chi si sostituiva a Cristoforo Colombo era un domenicano. I domenicani hanno avuto un ruolo fondamentale in tutte le vicende legate alle Americhe. Tutto questo è scritto, documentato e approfondito nel libro, ma tutto questo ripetuto così in maniera veloce e sintetica per dirvi che quel personaggio che viene consegnato alla storia chi è sbarcato il 12 ottobre 1492 nella isola di Guana, ma adesso non ricordo, vicino a Sanè, non esiste, non esiste. Con buona probabilità, con buona probabilità, è Innocenzo VIII che ha creato il personaggio e tutto quello che gli viene addebitato. Tutto questo per una serie di elementi che poi a livello documentale lasciano intendere questa cosa. cioè è un personaggio stranissimo di cui nessuno parla mai nel, nei resoconti storici, che è Amedeo de Silva, eh, che si lega a Innocenzo VIII, che si lega a Isabella eh, del Portogallo, che si lega a una, basilica che a una chiesa scusa, che c'è a Bressanoro, dove guarda caso si, collegava il, si coltivava il mais corvino. Eh, insomma, ci sono tutta una serie di documenti che nessuno prende in considerazione. Perché? Perché, innanzitutto, ci vuole... fa fatica andare mm. a cercare questi documenti. Due, perché se tu lo racconti sei tagliato fuori. Quindi, se vuoi un ruolo accademico, se vuoi poter raccontare queste cose in televisione, o sei allineato al racconto e alla narrazione ufficiale, oppure questa cosa... Ti crea un sacco di nemici, ma le prove sono ovunque. Ma non le interpretazioni o quando uno vede questo gesto senza capire cosa cazzo voglia dire, ti dice che saluto, in ammarrano, eccetera, eccetera. Sono prove eh, eh, insomma, insormontabili, totalmente insormontabili. Io adesso faccio vedere il tuo libro. Aspetta, vediamo se. Aspetta, che. Aspetta, intanto che cerchi il libro. Allora, vedo la musica 432 Hz, sembra che calmi personalmente. Allora, quando tu ascolti una musica 432 Hz, poi ne parleremo in maniera diffusa, il beneficio che senti è il beneficio che prova la tua mente, non il tuo corpo. L'appagamento della mente è una cosa completamente diversa dall'armonizzazione del tuo corpo. E l'armonizzazione del tuo corpo, per cui gli organi funzionano o non funzionano, le malattie subentrano o, su o non subentrano, è unicamente legato a un compendio di vibrazioni. È qualcosa di completamente diverso. Quel beneficio che se vi sembra di percepire quando ascoltate musica con l'accordato 432 Hz è solo. La suggestione della vostra mente non serve assolutamente a nulla. È un autosuggestionarsi? È un autosuggestionarsi, e tutti quelli che dicono, adesso ne vedo un altro, non è una bufala, non è invenzione. Non... È così, ragazzi, non scherziamo. Non... non riesco a leggerla, non la trovo più. Ok, facciamo vedere il tuo libro adesso, l'ho già fatto vedere prima. Eccolo qua. Dove lo si trova? Riccardo. Allora, lo si trova o su Amazon perché ho deciso dopo qualche esperienza col mondo editoriale di autopubblicarmi. Però siccome qualcuno è contrario a comprare su Amazon perché bla 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 bla, allora c'è la possibilità di comprarlo direttamente anche da me scrivendomi privatamente su facebook eh, mi trova regolarmente col mio nome cognome con la mia faccetta perché anche lì c'è questa volontà di nascondersi sui social come se ognuno di noi stesse scappando da chissà che cosa eh, quindi mi si scrive comunicando indirizzo e modalità di pagamento e gli faccio pervenire il libro detto questo se io non avessi pubblicato con Amazon, e tengo a precisare questa cosa non per fare uno spottone a Amazon, ma perché è un dato di fatto, non avrei potuto raccontare tutto quello che sto raccontando. E questo è un altro dei paradossi. Perché? Perché il mondo editoriale è vincolato a tutta una serie di criticità, di meccanismi commerciali marketing la copertina no dobbiamo farla così perché acchiappa al lettore no, che cazzo no. mi frega me acchiappa al lettore io sto raccontando dei contenuti non sto vendendo una saponetta o i, i materassi alla mastrota ti faccio questa domanda che perché c'è anche nel tuo libro quindi si conosce da sempre anche la rotondità della terra non è una domanda è un'affermazione allora, la rotondità della Terra si conosce da sempre grazie al cielo. Eh, non è una rotondità, ma è una gibbosità, è una palla tipo quelle del fungo o della plastilina, tutta deforme, eh, e si, si conosce da sempre. Sì, nuovamente abbiamo un Vabbè, non voglio neanche approfondirla. Eh, sì, la rotondità della Terra si conosce da sempre. La conoscevano gli antichi, eh, la conoscevano eh, i rinascimentali, eccetera. Non voglio neanche spendermi su questa cosa. Sono tre giorni che litigo con i terapiatisti e basta, Cioè, basta. Sei stufo di litigare. Ultimissima domanda che ti faccio: raccontaci del tuo viaggio in Perù e quando tornerai. Allora, il viaggio in Perù eh, allora, nasce da una scoperta che ho fatto alla fine del 2012, per cui inseguendo quella benedetta vibrazione di cui abbiamo parlato prima, che eh, partirebbe da un fenomeno che si crea in corrispondenza della fenditura del cigno, quindi all'interno del triangolo estivo, quindi cigno. Aquila e Lira. Seguendo questo triangolo estivo e non so perché mi è venuto in mente di verificare sulle società sudamericane la corrispondenza di questo asterismo che poi veniva utilizzato anche dai nazisti della che a Webelsburg avevano creato la loro sede dove c'è il sole nero famoso con proprio un palazzo fatto a forma di triangolo estivo, ho sovrapposto Nasca, Tiahuanaco per cercare un terzo ipotetico punto. Il terzo ipotetico punto, che avrebbe dovuto identificare una civiltà coeva alle altre due, cadeva nel mezzo della foresta amazzonica. E nel mezzo della foresta amazzonica si intravedevano quelli che potevano essere i resti di una civiltà perduta. Il problema è che accanto a queste pseudo rovine, dico pseudo rovine perché sono coperte dalla vegetazione, quindi si possono intuire da una geometricità di questa vegetazione, c'erano degli accampamenti di incontattati, cioè di persone che non avevano mai visto la civiltà. Eh, ho, fatto, ho comunicato questa cosa al governo peruviano, il quale non gliene fregava niente, perché un po' è decaduto, poverino, perché il governo peruviano continua a farlo, e eh, a decadere. Un po' perché diventava scomodo, perché accanto ci sono miniere concesse contro le leggi del Perù per l'estrazione di gas naturale, poi ci sono taglialegni abusivi per la ricerca del preziosissimo Mogano Rosso, eh, poi ci sono persone che cercavano di entrare in questo territorio alla ricerca di tesori, a maggior ragione da cui ho fatto la comunicazione. E quindi c'era un contatto che era pressoché imminente. Allora io ho avvisato il governo, il governo ha voluto intervenire, ho pubblicato un sito in cui ho raccontato tutta la storia che è www.paititi2013.com e ho provato un paio di volte a cercare di documentare la presenza di questi nativi, però la situazione era più complicata di quella che immaginavo, finché lo scorso anno abbiamo... Eh, lavorato per eh, creare una spedizione finanziata dagli ascoltatori eh, che in parte continuano a dare il proprio contributo e questo mi fa molto piacere per poter sorvolare la zona documentare la presenza di questi nativi e Rituali creare per piacere il nome che lo cerco www.paititi2013.com okay. eh, nel frattempo i villaggi sono diventati oltre 100 e sono estremamente a rischio contatto. Ogni tanto, se a qualcuno è capitato, escono delle notizie o comunque dei filmati di questi incontattati eh, che escono dalla selva per cercare aiuto perché vengono appunto eh, minacciati da, dai tagliatori abusivi di, di legname. E... E quindi abbiamo raccolto i soldi, abbiamo chiesto i permessi e sono riuscito a cavallo fra ottobre e novembre a fare un primo sorvolo, una prima spedizione di, così, di, di un primo sopralluogo. E a giugno torneremo per, permessi permettendo, documentare la presenza di questi nativi e eh, così sottoporli all'attenzione dell'opinione pubblica perché era un movimento di tutela di questi personaggi che vivono nella stessa condizione in cui vivono da 27.000 anni senza nessun contatto con la civiltà il problema è che per contatto con la civiltà basterebbe una maglietta o un macete lasciato per terra da uno di questi tagliatori abusivi o una maglietta portata dal corso del fiume eh, che automaticamente gli porta delle malattie e quindi crea dei disagi enormi, come sono già stati creati negli anni Ottanta quando, non distante da lì, all'interno di quella che poi è diventata la riserva Nahuananti, ehm, le prime prospezioni per, eh, i primi sondaggi per l'estrazione di gas naturale ha creato un, avvelenament un avvelenamento da mercurio delle acque del fiume. Eh, creando praticamente una decimazione quasi totale del, dei nativi. E quindi in virtù di questa cosa e in virtù del fatto che le rovine eh, che sono contigue, come se questi le stessero difendendo in qualche modo, eh, il senso è documentarli per poter eh, in, così Aiutare il governo peruviano a proteggere quest'area e a difenderla eh, da questo eh, scempio che l'uomo sta facendo. Cioè, eh, io sono ruolato con l'elicottero, ci sono questi, eh, queste ferite aperte all'interno della selva con chilometri e chilometri di eh, tubi messi appoggiati per portar, portare il gas ed è uno scempio totale. In un momento in cui oggi. Tutto verte verso il, la riconversione green. Dobbiamo fare il pianeta, dobbiamo fare. Eppure c'è l'ultimo polmone, l'ultimo baluardo di eh, così, natura incontaminata, incontaminata che sta eh, vivendo una minaccia fortissima e che senza questa azione di sensibilizzazione rischia domani di poter eh, terminare. Eh, dicevo, i, gli accampamenti che ho trovato sono diventati un centinaio, eh, erano 63. Dopo il sorvolo sono riuscito ad aggiungerne un'altra trentina, e per ogni accampamento parliamo di eh, 20-30 persone perché sono gruppi di, da 2 a 5 capanne, ognuna con vicino un piccolo orto dove eh, possono raccogliere eh, Mangiare a parte i pesci, immagino e qualche animale raccolto nella selva, e quindi rappresenta un popolo intero di almeno 2-3.000 unità totalmente incontattato. È mm. l'unico bacino incontaminato, della, realmente incontaminato dalla Terra, perché bacini eh, non abitati ce ne sono ancora, ma un una combinazione territorio e il popolo che l'abita la da così tanto tempo è unica e la mia idea è portare a termine questo docufilm proprio per aiutare anche il governo peruviano a salvaguardarli perché il governo peruviano è estremamente debole in questo momento e di questo me ne sono reso conto eh, andando giù. Quindi eh, adesso sto creando un trailer... Per, per fare anche una campagna di crowdfunding perché poi comunque eh, i costi da sostenere sono altissimi l'elicottero costa tantissimo servono dei, degli strumenti lidar per eh, fare le, rilev le rilevazioni a terreno perché probabilmente mentre degli incontattati non gliene frega niente a nessuno del ritrovamento archeologico eh, è più facile che si sensibilizzino le autorità eh, e quindi stiamo cercando di mettere insieme un po' tutte queste cose. Tra l'altro, a giustificazione di quello che dicevo, cioè che degli incontattati non gliene frega nessuno a livello giuridico, eh, il governo peruviano li ha declassati da incontattati a persone in isolamento volontario. Il che significa oh. sottilmente che se sono incontattati li devo tutelare, ma siccome sono in isolamento volontario, sono cazzi loro. Ok, ok. Purtroppo, quando io ho fatto leva nel 2012 sul governo eh, per ottenere una, un loro intervento, cosa che non hanno fatto, ma non potendo fare altrimenti, perché i primi segnali di contaminazione si stavano manifestando, eh, pubblicando quel sito che avete visto, eh, automaticamente ho scatenato la caccia al tesoro da parte di pseudo Indiana Jones, c'è cioè un francese, un americano che sono già stati denunciati e espulsi più volte, ci sono uno, due, tre italiani eh, che stanno cercando di arrivare all'interno di quest'area che è enorme perché è un'area di 20 km per 40, grosso modo, bellissima, incontaminata, c'è una cascata di 700 metri che è spettacolare. E, e quindi il fatto di riuscire a certificare la scoperta, o meglio, questo è quello che ho consigliato al governo, cioè nel momento in cui dichiarano che la scoperta è stata raggiunta, automaticamente non c'è più la necessità da parte di queste persone di fare carte false per poter raggiungere via uh -huh. terra quest'area. E quindi non c'è verso di portare contaminazioni a queste popolazioni che altrimenti non hanno vita davanti a loro e ripeto questa potrebbe diventare una vera campagna di riconversione dell'umanità invece di proclamare chissà quale conversione green eh, sarebbe una bellissima cosa che tutti la popolazione del mondo si adoperasse per difendere questi nativi come se diventassero la bandiera e l'immagine di una vera riconversione. Certo che finché andiamo avanti con la musica 432 Hz per elevarci spiritualmente, non andiamo lontano. Come possiamo partecipare per aiutare questo popolo? Allora, ehm c'è un video che avevo creato lo scorso anno con Eleonora Fani non so se la, probabilmente la conoscete e ti darò un, un banner comunque se cercate Magnani Fani eh, Paititi eh, trovate un video fatto lo scorso anno in cui avevamo lanciato questa campagna di, di adesione c'è cioè un IBAN eh, a cui chi vuole può indirizzare tra l'altro nel sito che hai indicato prima c'è una storia raccontata in due PDF di tutte le vicende legate a questa scoperta e l'immagine di 63 accampamenti, eh, cioè 63 immagini dei 63 mm -hmm. in okay. PDF e chi, mh, così un po' per ringraziare quelli che fanno la donazione, viene data una password per poter poi leggere questi PDF. E, mh, e quindi in questo modo, oppure tra poco, ripeto, quando riesco a, a trovare il tempo di fare un trailer come si deve, eh, lanceremo questa campagna di crowdfunding. Comunque, chi vuole può già trovando questo video, che forse anche sul sito, però non, non sono sicuro, eh, può trovare gli strumenti per, per poter aderire. Oppure, come per il libro, basta scrivere. Contattarti. Okay. Esatto. Riccardo. Grazie. Grazie a voi. Scusate la mia irruenza, ma io sono così... E... Sei un pozzo di conoscenza. No, non è vero, perché sì. non, è, <ride> non è così. Però, insomma, io ho fatto chiudere una conferenza eh, tempo fa a Urbino e tra l'altro anche qui mi dà lo spunto per... Eh, abbracciare simbolicamente un mio amico che l'hanno intubato e in questo momento sta passando alle pene dell'inferno in cui mio figlio che all'epoca aveva, non so, 5 6 anni chiudeva la conferenza con e comunque Babbo Natale non esiste, non sono poco di scienza, sono una persona che non si affida alle cose che vengono raccontate ma le va a certificare, a documentare. E dovrebbero fare tutti quanti così. così, dovrebbero fare tutti quanti così, eppure Bene. purtroppo non lo fanno, Riccardo. Tornerai a parlare di vibrazioni con Luca. Sì, sì, sì. Se adesso vediamo quanti quanti insulti mi mandano. Però, sì, nessun insulto. Grazie, Riccardo. Io ti saluto, saluto tutti quelli che sono stati con noi, ci sono stati tanti tanti commenti. Ti ringraziano. Eh, scusa, no? Mm, sì? Nella, nella foga. Allora, se volete contattarmi su, eh, su Facebook mi trovate, trovate la mia faccetta, mm -hmm. quella di mia moglie, trovate eh, il canale aperto, continuo a debordare 5.000, quindi allontano i, i contatti, così quelli che non partecipano e do spazio sempre a nuovi però ho un profilo aperto quindi mi si può seguire e mi si può scrivere quindi se ripeto sia per il libro che per eventuali sostegni per la, il docufilm del Paititi basta che mi scriviate in, in privato e rispondo Messenger. sì 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 ok sì messaggeria di, di facebook benissimo Riccardo ancora grazie grazie a tutti e io devo cercare la sigla però <ride> Trovata. Un abbraccio. Ciao, 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 ciao. Ciao. ciao.